Alberto Rossi, vi ringrazio di questo bellissimo evento. Tra l'altro, venendo qua, ho spammato perché penso che sia molto importante e volevo invitarvi a Morimondo, che è l'ecoistituto del Ticino, con altre realtà, faremo un altro convegno, tra l'altro manoscritto, che ci saranno anche la stessa relatrice, adesso non mi ricordo chi. Ah, beh, bene, grazie mille. No, è venuto il presidente dell'ecoistituto, direi che è importante. No, vorrei arrivare però nel concreto di un problema che io a casa, come forse qualcuno sa, sono quello che ho una vitaccia. Ho tenuto in vita la Federazione dei Verdi dal 2014 al 2019, quindi mi hanno fatto del mobbing, hanno fatto i lavori della fogna nuovi sotto casa mia, Ossona, via Baracca, dove c'è tra l'altro l'unica sede dei Verdi della Lombardia, perché è nato in maniera un po' così che chiudevano le altre sedi. Mia mamma aveva chiuso il negozio di abbigliamento, io recuperavo le cose, il materiale lo portavo lì in questo negozio. Allora mi hanno fatto un po' di mobbing. Cos'è successo? All'incirca 3 anni fa vanno a rifare la fogna. Fanno la fogna, sbagliano, tra l'altro è il capholding Amiacque, i tecnici capholding Amiacque, fantastici, bravissimi, perché dopo che hanno fatto la fogna, per dire poi anche come andiamo a sprecare l'acqua, dove la stiamo sprecando, perché poi ci sono stati 3 giorni in cui la via Baracca, il Fiossone, è stata chiusa con questi tecnici che impazzivano perché si sentiva il rumore dell'acqua che scrosciava. Ma da dove arriva? Da dove arriva? E poi c'è anche un'altra cosa che però mi ha detto il sacerdote, il prete, perché di non dirlo, perché vabbè, diciamola, che praticamente non c'era l'allaccio dove c'è il cinema per l'antincendio, quindi c'è andata bene che lì non è andato a fuoco. Però perché vi sto dicendo questo? Perché volevo dire 2 cose su noi cittadini, che ci impegniamo, poi in realtà c'è un qualcosa che non funziona, vi dico cos'è che non funziona. Quel palazzo dove c'è la sede dei Verdi, costruito nel 1960, non ha avuto mai una crepa fino a 3 anni fa. Hanno fatto i lavori della fogna, però la fogna hanno messo il tubo grosso, 1,5 metri, perché si sono dimenticati di mettere le paratie di cemento a lato. Quindi cosa sta succedendo? L'acqua sporca e sta facendo, si chiama il termine tecnico, mi diceva un architetto, un ingegnere, golina, quello che poi dopo vedete che ogni tanto capitano a Roma, che franano le cose per fare i danni. Niente, quindi mi andava, penso che sia importante dirlo anche qua, perché non è un danno che fanno a Gilberto Rossi o alla proprietà mia, della mia famiglia. Perché lì penso che sia un mobbing come Verdi, proprio per dire quanto spreco d'acqua c'è lì, quant'acqua potremmo andare a recuperare. Poi, i dati che ho sentito prima di Erika, secondo me anche in Lombardia sono un po' più alti, perché poi viene anche da ricordare appunto il convegno se lo faremo a Morimondo, perché voi sapete che nel 1100 con i monaci cistercensi c'è proprio una rinascita. Perché noi abbiamo nella nostra storia il periodo del Dobbiamo 2000. chiudere, dobbiamo Sì, sì. no. Ok, chiudo con questa cosa qua perché penso che sia importante. Morale, sono passati 3 anni, io, i vicini, continuiamo a chiamare, le perdite d'acqua probabilmente ci sono ancora, non stanno intervenendo. Un'altra cosa che volevo dire, perché noi facciamo cultura, facciamo delle cose bellissime, importantissime qua, ottimo l'appello di Erika ad unire tutte le nostre sensibilità, però una cosa che bisogna sapere, dato che poi la proprietà di questa proprietà pubblica è del Comune di Milano, io però mi chiedo e condivido con voi cosa c'entra una società che gestisce l'acqua con la gestione dell'inceneritore ex Acam Neutalia, che si chiama adesso, che è quello nel territorio di Borsano Custarsizio. Perché questo? Qual è il gioco che fanno il potere i cattivi? Prendono una cosa positiva, molto positiva, come i dati che abbiamo sentito sulla gestione dell'acqua, e poi ci vanno a mettere dentro questa cosa dell'inceneritore. Penso che sia importante ricordarlo e niente, continuiamo a parlare e facciamo rete. Grazie mille. Scusate, ha dimenticato di dire.